Giovanni Mambrini, sono direttore operativo di Eridel S.p.A. e un cofondatore. Eridel S.p.A. è nata nel 2007 da un'idea del professor Mauro Magnani presso l'Università di Urbino e dei suoi collaboratori, quindi una ricerca prettamente italiana. L'azienda si occupa di utilizzare i globuli rossi come veicoli di farmaci, cioè abbiamo sviluppato una piattaforma tecnologica per inserire farmaci all'interno dei globuli rossi, enzimi e altre sostanze, e permettere loro di circolare all'interno dell'organismo e svolgere la loro funzione, anche per periodi molto lunghi di tempo. L'azienda oggi è una startup già abbastanza cresciuta, insomma, abbiamo raddoppiato il personale dal 2017, siamo a più di 20 persone e stiamo iniziando un processo di internazionalizzazione, in particolare interessati al mercato americano. Abbiamo cominciato a costruire un executive team anche negli Stati Uniti. L'amministratore delegato è il dottor Luca Benatti. Aver ricevuto il premio Startup Italia per noi è un grande riconoscimento e soprattutto un riconoscimento per i nostri sforzi, ma in particolare per l'innovazione italiana, perché troppo spesso l'innovazione italiana si dice che non ha spazio e modo di crescere, e invece noi rappresentiamo l'esempio che la nostra idea, le nostre idee italiane, i nostri sforzi hanno potuto raccogliere molti finanziamenti dal mercato, molti investitori hanno creduto in noi e stiamo cercando di finalizzare tutti gli sforzi per lanciare un prodotto veramente molto complesso dal punto di vista biotecnologico e farmaceutico sul mercato mondiale.